Tom, questo tentativo di omicidio significa che Morello ci ha apertamente dichiarato guerra. Dobbiamo occuparci di lui. Se quel fottuto non avesse complici tra i politici e non controllasse altre importanti organizzazioni, le nostre forze sarebbero quasi pari. Se liquidiamo quella gente, Morello sarà molto più debole. È proprio quello che dobbiamo fare. Eliminare i suoi contatti forti. Esatto. E come tutti sappiamo, bisogna evitare una guerra. Senza generali, i soldati si arrenderanno senza combattere. Faremo proprio così. Li faremo fuori uno alla volta. Che intendete esattamente? Il primo della lista è l'assessore, quello che ci ha dato tante noie. Morello lo ha messo in politica e per questo gode del suo appoggio. Lo mandiamo a raggiungere suo figlio, oggi stesso. L'assessore festeggia il suo compleanno e ha deciso di farlo alla grande. Ha organizzato una festa a bordo di un piroscafo con tanto di discorso per i paparazzi e fuochi d'artificio. Ci sarà molta gente, ma non alzeranno un dito contro di noi vedendo cosa gli succede. Sembra rischioso. Ma ne vale la pena. Vincenzo conosce il piano. Ok, dicevo, la festa si tiene su un battello. Difficile salirci senza invito, ma sappiamo che puoi farcela, Tom. Soprattutto non bisogna destare sospetti prima di raggiungere l'obiettivo. Non potrai superare armato la sorveglianza, ma a questo abbiamo già provveduto. Non appena sei a bordo, raggiungi un cesso degli uomini. Lì ci sarà un revolver nascosto. Poi ti toccherà aspettare fuori per un po'. L'assessore se ne starà rintanato nella sua cabina, ma uscirà per dare il via ai festeggiamenti e per fare il discorso. E quello è il momento giusto. Durante il discorso gli spari, Tom. Deve essere fatto in pubblico e quella è l'occasione migliore. Ci saranno un sacco di invitati tra i quali nasconderti una volta finito il lavoro. E poi? Ci terrei a tornare a riva tutto intero. Poi saranno cacchi a mare. A bordo c'è la sorveglianza e dovrai superarla approfittando del casino. Altrimenti raggiungi la prua dove Poli ti aspetterà su una barca per portarti al sicuro. Che ne dici, Tommy? Non sarà una scampagnata, ma dovreste farcela. Ok, me ne occupo io. Il battello è ormeggiato sul lungomare di Central Island. Meglio che vai se non vuoi perderlo. Tieni d'occhio l'ora. Buona fortuna, Tom. Eccoci ancora qui, Ralphie. Oggi mi serve qualcosa di cui ti puoi disfare, perché non so come andrà a finire. Ciao, Tommy. Non è un problema. Ho qui un gioiellino. Sono molto di moda di questi tempi. Sono anche molto solide. Sta a vedere quanto sono facili da fregare. Già, ottimo, Ralphie. Dovrebbe andar bene. Signore, ce l'ha l'invito, altrimenti si allontana. No, devo essermelo dimenticato. Allora faccia come ho detto, aria. Thank you.
ci diverta. Ti è piaciuta la cena? È stata fantastica, tesoro. Soprattutto costosa. Anche quello, ovviamente. Non possiamo servire l'equipaggio. Vuole qualcos'altro? Potrei avere un dessert? Certo, glielo porto subito. Anche a me. Quando arriva il cameriere glielo chiediamo. Hai visto la ragazza assieme a John? Sì, gran bell'esemplare. Beh, pare che l'abbia trovato in un bordello e abbia pagato per tirarla fuori. Scherzi? E ha il coraggio di portarla qui? Si è bevuto il cervello. Probabilmente è lei che comanda. È quello che io chiamo vero amore. Un conto è tenerla buona da qualche parte, ma questa non è. È ovvio che doveva capitare a me. Povero ragazzo, una così brava persona colpita da una simile disgrazia. Deve essere terribile perdere un figlio. Era proprio il figlio la cosa terribile. Come? Non ho mai visto un mascalzone così. Non mi sorprende che l'abbiano fatto fuori. Ma è terribile! Dicono che hai le chiavi del cesso sul ponte superiore. Meraviglia. Ah, le chiavi del cesso intasato. È probabile che ce l'abbia il bagnino. Deve essere in giro da qualche parte. Dicono che hai le chiavi del cesso sul ponte superiore. Non mi seccare, ho parecchio da fare. Ehi, quelle chiavi mi servono. Ho dimenticato qualcosa lì dentro. Va bene, te le do, ma promettimi di ripulire quelle tamaio e di riportarmele quando hai finito. Ti aspetto a poppa. Pulire? Certo, ci puoi contare. Ok, tieni, ma riportamele. Ehi, vieni qui. Mi serve aiuto. Thank you.
Hai visto il fusto che è venuto col signor Steele? Sì. Dove sei, bellezza? Difficile. Dovresti aprire un'impresa di pulizie. Sì, e usare te come strofinaccio. Alcune di queste signore sono nervose. Magari vogliono provare un vero uomo. Salve, John. Spero che ti stia divertendo. Buonasera. Ah, davvero fantastico. Buonasera. Le piace la festa? Grazie. Anche a noi fa piacere. Sono contento che ce l'abbiate fatta. È splendida. Grazie. L'ultima volta che li ho visti avevo 8 anni. A 40 anni non avrei sognato neanche lontanamente di arrivare così in scuola. Disgraziato. Fermati subito. Ti troviamo comunque.